Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Era da un po' che non giravo questa tipologia di video, infatti come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi siamo qui con un preferiti e bocciati del periodo. A questo giro quasi esclusivamente monobrand Yves Rocher, fatta eccezione per un solo prodottino. Ho così tante cose del brand, appunto perché essendo rivenditrice ho sempre tantissimi prodotti da utilizzare, provare, e quindi ne ho tantissimi sempre finiti. Come in tutti gli altri video di questa tipologia, avremo le categorie capelli, corpo, viso e make-up. Direi di partire subito dalla categoria make-up. Ho finito un paio di prodottini, ovvero la Stilo Occhi Nera, che vi ho fatto vedere in tantissimi video, e questa è la super prova che amavo. Non era una balla, ma come potete vedere è totalmente finita, qua è su al massimo. E come al solito ve li faccio sempre vedere in questi video i burri labbra. Questo era la versione vaniglia bianca di una delle scorse collezioni di Natale. Passerei ora alla categoria capelli. Ho finito un prodottino, cioè in realtà ho finito come al solito vari shampoo, balsamo, però sono gli stessi che vi ho fatto vedere negli scorsi video, quindi mi sembrava un po' inutile stare a riparlarvene. A sto giro ho finito questo come prodotto nuovo che non vi avevo mai fatto vedere, e sto parlando dell'antirottura con protezione del calore fino a 230 gradi. Questo va applicato sui capelli o umidi o asciutti appena lavati, insomma prima di utilizzare fonti di calore. Io, essendo che non utilizzo phon, lo applico prima di fare la piastra. Mi piace molto il profumo che ha di karité, è super buono, ma altri prodotti della linea capelli di Yves Rocher hanno questa profumazione e io ne vado letteralmente pazza. Questo sicuramente lo ricomprerò, perché specialmente quando devo farmi i capelli lisci è un must have. Passiamo ora alla categoria viso, e partirei dall'unico prodottino che non c'entra nulla con Yves Rocher, e sto parlando di Revolution. Ho finito questo siero niacinamide con zinco all'1%. Non mi ricordo, ma forse ve ne avevo già parlato in uno degli scorsi video, scusatemi nel caso, ma non mi ricordo assolutamente. Questo è un siero viso che a me piace applicare nella skincare morning routine, ovvero non di notte, perché di notte mi piace utilizzare cose più pesanti. Questo è perfetto per la pelle mista grassa, per ridurre i pori. Mi sono trovata molto bene. Tra l'altro anche di questo ho già due ricariche. Un altro siero viso che ha praticamente la stessa funzione è questo appunto di Yves Rocher, il Sebo Vegetal. Questo è anche antiossidante, e anche di questo ho già iniziato quello nuovo. Detergente Sebo Vegetal, che ovviamente non vi arriva così, anzi in realtà questo addirittura non vi arriva neanche più, perché è la versione vecchia, adesso c'è la nuova, la Pure Menta. Io l'ho aperto per utilizzarlo al meglio. Ovviamente questo è il formato full size. Questo è perfetto per la pelle mista grassa, invece per la pelle quella con le impurità è più consigliato quella della linea Pure, mentre invece per pelli normale o secche idrata. Passiamo alla categoria corpo. Ho terminato questo esfoliante corpo, questo gommage. Questo è all'albicocca. Yves Rocher ne ha 3 nella linea permanente, e spesso viene proposto anche nelle limited edition come appunto profumazioni esclusive, motivo per cui non ho una ricarica di questo e appunto aspetterò a comprare uno nuovo, perché ne ho tantissimi. Comunque mi è piaciuto, ovviamente è un buono scrub secondo me. Gambe leggere, questo è un prodotto che secondo me è veramente veramente valido. Mia mamma questo lo ama letteralmente alla follia. Questo va applicato sulle gambe quando le si sentono stanche e appesantite. Ho applicato esattamente come un latte corpo, ma solo sulle gambe. Ha effetto balsamico, infatti si può anche tenere in frigorifero per un effetto ancora più forte, e va proprio a dare questa sensazione di leggerezza. Anche il profumo è super super balsamico, mi ricorda tantissimo quello del Vix. A me piace molto, anche qui naturalmente è soggettivo. E come ultimo prodottino per questo video vi andrò a parlare del latte autobronzante. Ah, la profumazione di tutta la linea dei solari di Yves Rocher, ovvero il Monoi, che ancora una volta a me piace tantissimo. Ve l'avevo già parlato in altri video, mi sembra, di questa profumazione su altri prodotti. Mi ricorda proprio l'estate, infatti esiste anche il profumo proprio Monoi, lo dei toilette, io ce l'ho e lo amo in estate. Questo, come dice il nome, è un latte autobronzante che si può applicare sia sul viso sia sul corpo. A differenza di altri autobronzanti, ho notato che questo tende a fare pochissimo macchia, veramente una cosa super impercettibile. Non l'ho utilizzato io perché, come sapete, cioè come potete vedere, come, cioè se mi seguite lo sapete raga, io amo essere pallida e tipo faccio quasi flashback da tanto che sono pallida. Ovviamente l'ha utilizzato mia mamma, che lei ama essere super abbronzata al contrario di me, e questo le è piaciuto abbastanza. In realtà
realtà bisogna avere un pochino la costanza di utilizzarlo per avere un effetto più intenso. Lei non ce l'ha avuta tanto, però ci è arrivata in fondo e le è piaciuta abbastanza. Questo prodotto l'avevano già proposto l'anno scorso come limited edition, però appunto si vede che hanno visto che comunque era piaciuto e l'hanno messo da quest'estate come prodotto fisso della linea dei solari. E nulla raga, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodottini e come vi siete trovati nel caso. Io come al solito vi ricordo di dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine del video e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!